presidente dell'associazione Prologo di Putignano, Pinuccio Cosacco. Buonasera Pinuccio. Buonasera, grazie a voi. Presentaci la tua associazione. Beh, la Prologo di Putignano, diciamo, è nata negli anni 90 sul territorio, però la storia del Prologo è lunga 50 anni. L'anno scorso è stato festeggiato il 50° anno della Prologo italiana, che sarebbe racchiuso un consiglio nazionale dell'ombre. Noi a Putignano siamo nati intorno agli anni 90. Si sono succeduti logicamente molti presidenti prima di me. Io sto in carica dal gennaio 2012. Come si è distinta l'associazione sul territorio? Beh, sul territorio di Putignano rispetto agli anni passati abbiamo fatto un salto di qualità, nel senso che abbiamo rimesso in moto una serie di attività, pur avendo molte difficoltà economiche, perché come voi sapete oramai i fondi, diciamo, delle varie amministrazioni sono venuti meno, quindi ci stiamo adattando a fare delle attività a costo zero, come si suol dire, a chilometro zero, con molte mostre tematiche sulle attività che si svolgono a Putignano attraverso anche, diciamo, il riferimento al Carnevale di Putignano, che è un'attività la più importante della nostra città. Però oltre a questo, il mio slogan è stato quello di essere e di fare delle attività oltre il Carnevale. Quindi in due anni abbiamo fatto per ben due anni in riferimento al Carnevale delle attività con delle mostre tematiche sul Carnevale, sull'editoria locale, e la cosa più importante a cui la Prologo, presieduta da me, stiamo cercando di valorizzare al massimo la Grotta di San Michele Monte Laureto, che da un anno e mezzo, attraverso la conoscenza anche e diciamo un'amicizia e una collaborazione con la Prologo di Monte Sant'Angelo, stiamo portando avanti un progetto di inserire proprio quest'anno, forse ad ottobre si chiuderà questo, diciamo, percorso, definitivamente le vie francigene del sud, che praticamente vanno da San Giovanni Rotondo a Brindisi. Dici la verità, qual è il segreto per tenere unita un'associazione come la Prologo? Il segreto, secondo me, sta innanzitutto dare la parola a tutti, non essere esuberante nelle idee e non dimostrare mai che le tue idee sono migliori di quelle degli altri, e mettere tutti sullo stesso piano. La Prologo di Putignano ha delle eccellenze all'interno degli iscritti, c'ha il tessuto sociale che rappresenta tutte le categorie, dall'albergatore, dal ristoratore, dal politico, anche dalle attività sportive. Cioè io sono riuscito a raccogliere un numero di persone che rappresentano una città. Quindi chiunque si affaccia alla Prologo è benvenuto, le porte sono aperte, soprattutto per incamerare quante più idee possibile, metterle in cantiere, discuterle insieme e fare quanto meglio possibile per la Prologo, ma soprattutto, lo dico proprio sinceramente, per la città a cui io ci tengo moltissimo. Cosa ti aspetti dall'amministrazione comunale per poter andare avanti? Questa è una nota leggermente dolente, nel senso che siamo in difficoltà sotto l'aspetto del rapporto con l'amministrazione, anche se l'amministrazione logicamente non ci mette in basso tra le ruote, perché noi liberamente come attività di Prologo siamo totalmente indipendenti, cioè abbiamo uno statuto nazionale, tra l'altro riconosciuto dal Ministero degli Interni, possiamo svolgere molte attività all'interno di questo regolamento interno, siamo riconosciuti dalla Regione Puglia, però purtroppo lo statuto del Comune di Putignano, la Prologo non è riconosciuta come associazione a livello regionale e nazionale. Questa è una nota dolente, nel senso che se fossimo stati riconosciuti anche dallo statuto comunale, sapete bene, chi sa queste cose, che potevamo essere anche riconosciuti anche a livello di incentivi o di aiuti, anche se non proprio economici, ma almeno per quello che riguarda la logistica per le attività che noi svolgiamo. È chiaro che per fare delle attività per 12 mesi all'anno non sono sufficienti 70-80 tessere per poter coprire i costi o per avere degli incentivi e fare delle iniziative dove purtroppo ci sono dei costi, per organizzare qualsiasi cosa ci sono dei costi. Io ho fatto tutto quello che ho fatto entro, diciamo, a bilancio fino a luglio 2013,
quasi a costo zero, cioè mi sono limitato con i costi delle entrate a livellare, diciamo, quelle che sono le uscite, che sono l'energia elettrica, le tasse comunali, l'internet e tutto il resto. Quindi mi trovo in difficoltà per il pagamento dell'affitto e quindi dovremmo trovare, questo è l'aiuto che il Comune dovrebbe dare alla Proloco, perché svolge la sua attività esclusivamente a non profit, senza guadagnarci nulla, questo lo dico senza ombra di dubbio, e quindi l'aiuto che mi potrebbe provenire dall'amministrazione sarebbe sia eventualmente con un aiuto economico, che poi girerei tranquillamente anche con un affitto simbolico se vogliono, però diciamo in questo momento stiamo cercando di collaborare su altri fronti e cercare di risolvere anche questi problemi a cui io ci tengo, altrimenti diciamo non posso fare molto di più. Per poter realizzare questi eventi, secondo te cosa manca a Putignano e ai putignanesi? Allora, putignanesi forse non manca nulla rispetto al volontariato, perché Putignano è un paese rispetto a molti altri centri dove è concentrata la maggior parte del volontariato rispetto a tutte le tematiche della vita sociale di tutti i giorni. C'è chi fa teatro, c'è chi fa il carnevale, c'è chi si vuole impegnare anche a livello di promozione, c'è chi vuole fare le passeggiate in campagna, c'è chi organizza i weekend, chi organizza le gite fuori porta, anche la Proloco fra l'altro ha organizzato negli ultimi anni almeno due uscite, tre uscite a livello europeo e a livello anche diciamo su rete nazionale. Quindi la volontà di fare c'è, è disgregata perché non c'è un vero centro che aggreghi le associazioni dando a ognuno un indirizzo specifico tematico rispetto alle proprie potenzialità. Quindi queste associazioni si sentono autorizzate ad essere indipendenti, però fare numero senza fare rete. Cioè la rete oggi è diventata il principale obiettivo delle associazioni a cui dare un percorso. Cioè non si possono sovrapporre a un indirizzo sulla promozione del territorio associazioni che tutti vogliono fare la stessa cosa e nessuno riesce poi a sfondare, perché ognuno ha dei limiti. Secondo me ci vorrebbe diciamo, un discorso di associazioni, ma distinguere le varie fasi secondo il tema che un'associazione può svolgere. Dico l'accompagnamento dell'anziano, c'è un'associazione che può fare quello, ma non può fare quello ed altro. Altre associazioni che io sto ascoltando, sto vedendo e seguo sicuramente, si inventano l'itinerario turistico, la visita guidata, cioè e poi ognuno per conto suo. Putignano ancora oggi non è pronta per essere una città turistica, non è mai stata, perché Putignano è una città tradizionalmente è stata industriale. Taralli oggi, Abiti da Sposo e Mozzarella. Il turismo vero è quello che stiamo cercando di mettere in rete anche con i mezzi che abbiamo oggi a disposizione dalle tecnologie per far venire quei turisti come vanno ad Alberobello, come vanno a Castellana, che non hanno più bisogno di pubblicità. Noi dobbiamo pubblicizzare i nostri siti, metterli in rete e la gente quando va a Castellana o va a Polignano deve venire il desiderio di venire. E per coordinare questo non si può fare ognuno per conto proprio, bisogna fare una rete, perché attualmente non ci sono i turisti che ci stanno aspettando e quindi noi ci dobbiamo dividere e associarsi per dare garanzie e dare l'appoggio logistico ai turisti, perché oggi non ce ne sono, escluso il periodo di carnevale, noi non abbiamo un vuoto enorme, noi dobbiamo cercare di coprire questo vuoto e le associazioni devono collaborare ognuno per il suo compito, non possiamo fare tutti la stessa cosa, perché se mi arriva una telefonata e la Proloco ha 10 pullman, sicuramente se c'è una rete io non li posso gestire, devo chiamare l'associazione che so che può darmi una mano e gli affido un pullman, due, tre, nel momento in cui si arriva a un turismo, diciamo, eccellente. Può la Consulta delle associazioni creare questa rete tra le varie associazioni? Diciamo, che la Consulta, se è indirizzata sotto questo aspetto, come ho detto prima, perché qua non stiamo parlando di turisti già esistenti, stiamo parlando di costruire qualcosa per far venire i turisti. Quindi se noi parliamo, perché da anni, diciamo io da due anni sto seguendo di più questa cosa, però
io, rispetto alle esperienze degli ultimi anni, avevo cercato di mettere anche come prologo un nostro rappresentante che seguisse specificatamente la consulta, per non essere presidente presente in tutte le cose e non avere manco il tempo per fare altro. Quindi all'interno della prologo ho individuato una persona che sarà sempre presente rispetto alle tematiche dell'associazione, per collegarci rispetto a quello che ho detto poco fa. Perché se si discute, però poi non mettiamo veramente a livello pratico le idee, perché le idee ci sono, bisogna metterle in pratica. Ma prima di questo dobbiamo costruirci l'orticello, non dove ognuno coltiva il suo frutto e poi se lo raccoglie, perché siamo individualisti. Dobbiamo fare rete per che i turisti, se sono più di quello che un'associazione possa portare, si deve distribuire in un unico cerchio in cui i benefici vanno a, non solo alla città, ma a tutte le associazioni che ne compongono, diciamo. Però ho visto che finora questo tassello del comparto per raggiungere un buon obiettivo, sia a livello teorico che a livello pratico, ancora non lo vedo molto fattibile.